Umberto Sabba, un poeta del Novecento dei tratti originali, specifici, lontano dalle esperienze letterarie più note del suo secolo. È un autore, come diceva lui stesso di sé, con le radici nell'Ottocento, ma con la testa nel 2000. Vediamo chi è Umberto Sabba. Nasce nel 1883 a Trieste. Due parole su questa città, che poi è la stessa città di un altro grande autore di questo periodo, cioè Italo Svevo. Trieste in questi anni non era italiana, lo diventerà solo dopo la Prima Guerra Mondiale, ma quando Sabba è giovane la sua città appartiene all'Impero Austro-Ungarico. Si respirava quindi nella città un clima mitteleuropeo, di centro Europa, molto diverso da quello italiano. Non a caso, sia lui che Svevo sono un po' degli outsider della letteratura italiana del Novecento, degli intellettuali periferici, come sono stati definiti, isolati rispetto al dibattito letterario delle avanguardie e alle innovazioni che venivano portate avanti in quegli anni. Tornando a Sabba, nonostante questo, ha comunque la cittadinanza italiana perché il padre era veneziano. Il padre si chiamava Ugo Edoardo Poli, quindi capirete bene che Sabba non è il vero cognome, è uno pseudonimo. Il nostro autore in realtà si chiamava Umberto Poli. La madre invece apparteneva a una famiglia ebrea di piccoli commercianti, quindi ha origini ebraiche, e vedremo che questo più avanti lo metterà nei guai. L'infanzia di Sabba comunque non è facile. Il padre abbandona la famiglia molto presto e questa mancanza risuonerà per sempre nella sua vita e nei suoi versi. Inoltre la madre, quando è piccolissimo, lo affida a una balia, Peppa Sabbaz, e da qui il motivo dello pseudonimo Sabba. Successivamente lo riprende con sé, ma gli fa mancare tutto quell'affetto e quella tenerezza che invece la balia e la sua famiglia gli davano. Questa era una madre molto severa, che gli imponeva un'educazione rigida, oppressiva, repressiva. Quando parliamo di questi fatti di alcuni autori, lo facciamo non tanto per le informazioni in sé, che da sole contano abbastanza poco, lo facciamo perché questi fatti spiegano poi alcuni passaggi, alcune suggestioni, alcune tematiche delle opere di questi autori. L'infanzia difficile di Sabba verrà infatti spesso rievocata nelle sue poesie ed è una chiave interpretativa fondamentale per capire quello che dice. Anche il percorso di studi non è facilissimo. Interrompe gli studi in quarto ginnasio e prosegue, come diceva lui, da autodidatta. La sua passione principale è leggere. E legge di tutto, con grande passione, dai grandi classici ai suoi contemporanei. Più avanti questa passione per i libri si concretizzerà in un vero e proprio lavoro, e Sabba infatti aprirà una libreria antiquaria bellissima, presente ancora oggi a Trieste, e lavorerà lì praticamente per tutta la vita. Nel 1909 sposa Carolina Wolfer, la Lina famosa dei suoi versi, e l'anno dopo nascerà Linuccia, figlia amatissima, troverà anche lei poi grande spazio nei versi del padre. E Sabba, come tantissimi altri autori della nostra letteratura del Novecento, ha partecipato alla Prima Guerra Mondiale. Dopo la guerra pubblica nel 1921 la sua opera più importante, Il Canzoniere. Ne parleremo tra poco, ma intanto ricordiamo che quest'opera avrà diverse edizioni. L'edizione del 21 raccoglie la sua precedente produzione poetica, ma successivamente ci saranno altre edizioni che comprenderanno altre poesie sempre nuove. Per esempio nel 45 Naudi ne pubblicherà un'edizione molto accresciuta, e quella invece che consideriamo definitiva e leggiamo ancora oggi uscirà nel 61 postuma. Il titolo resterà sempre lo stesso e tra poco, quando parleremo dell'opera, capiremo anche il perché. Qualche altra informazione importante sulla vita: nel 28 si avvicina alla psicoanalisi. Sabba infatti soffriva fin da giovane di nevrosi e di crisi depressive e comincia quindi un percorso di terapia con Edoardo Weiss, un allievo di Freud, e l'incontro con la psicanalisi sarà decisivo anche per il suo approccio alla poesia, intesa proprio come strumento per smascherare il vero, un po' come fa proprio la terapia. Tuttavia la psicanalisi non si dimostrerà risolutiva delle sue problematiche, anzi andando avanti con gli anni poi Sabba sarà costretto più volte a continui ricoveri in clinica. Nel 39 poi è colpito dalle leggi razziali, sono gli anni della Seconda Guerra Mondiale, delle persecuzioni, e allora la vita di Sabba viene sconvolta come quella di tante altre persone di origine ebraica e non solo. Sabba riceverà la protezione di tanti altri poeti, Ungaretti cerca di proteggerlo a Roma, Montale lo ospita e lo nasconde nella sua casa a Firenze, ma sono anni in cui a causa delle leggi razziali è costretto a continue fughe e perde chiaramente anche la sua libreria. Ne sospende l'attività riprendendola poi anni dopo, nel 56, praticamente poco prima di morire. Gli anni successivi alla guerra sono comunque pieni di riconoscimenti. Nel 46 riceve il premio Viareggio, nel 53 il premio all'Accademia dei Lincei e il conferimento lo stesso anno della laurea in lettere honoris causa presso l'Università di Roma. Sabba muore poi a Gorizia nel 57. Analizziamo ora Il Canzoniere. Innanzitutto dovete sapere che nella letteratura italiana esiste un altro canzoniere, forse più famoso di questo. Canzoniere è il titolo che diamo
alla maggiore opera di Petrarca, I Rerum Vulgarium Fragmenta. Canzoniere però significa anche più in generale raccolta di poesie, e allora ecco che Sabba con questo titolo si sta ricollegando alla tradizione letteraria italiana, di cui Petrarca è uno dei simboli più alti, ma ci sta anche dicendo che la sua opera vuole essere semplicemente una raccolta di poesie. Qui veniamo già a un punto fondamentale della sua poetica. La poesia è per Sabba chiarezza, verità e semplicità. Deve esprimere cioè in modo limpido, semplice, la verità del mondo interiore, senza perdere tempo in abbellimenti, ricerche estetiche, mistificazioni, sperimentalismi nella forma. Il significato è più importante del significante, anche a costo di sacrificare a volte la bellezza dei versi. Pensate addirittura che il titolo di questa sua opera doveva essere inizialmente Chiarezza, e quindi più chiaro di così è impossibile. Sabba vuole produrre una poesia onesta, come la definiva lui, sincera, e quindi rifiuta lo sperimentalismo del suo secolo, che è invece un secolo di avanguardie, esperimenti letterari, innovazioni, e rifiuta quindi l'estetismo di D'Annunzio, che tra l'altro in quegli anni era al massimo del suo successo, così come rifiuta anche l'oscurità e la chiusura della tendenza ermetica. E questa ricerca di sincerità non dobbiamo però intenderla come una volontà di fermarsi sulla superficie delle cose, come pure spesso sono state lette le poesie di Sabba in modo superficiale. La sincerità per Sabba è proprio uno strumento invece per svelare la verità che giace sul fondo, come dice lui, per capire i segreti e i sensi nascosti delle cose, non vuole ricorrere alla banalità. In questo la poesia ha una funzione terapeutica, quindi, e torniamo al collegamento con la psicoanalisi che abbiamo già fatto. A livello di struttura il canzoniere riporta 437 poesie, è diviso in 3 volumi, a loro volta suddivisi in tante diverse sezioni. L'ordine cronologico: si parte dalle poesie dell'adolescenza, poesie giovanili, per arrivare alle poesie della vecchiaia. Il canzoniere segue quindi tutto il percorso della sua vita, e per questo è stato definito come una sorta di biografia. L'autobiografismo effettivamente è il tema centrale di tutto il canzoniere, che vuole proprio raccontare una vita intera in forma poetica. Lui stesso definiva, forse in un modo un po' provocatorio, la sua raccolta poetica un romanzo, per metterne in evidenza il carattere unitario. Chiaramente stiamo parlando di versi, non è un'opera in prosa, quindi non lo possiamo definire davvero romanzo, eppure le poesie sono collegate tra loro, hanno un intento quasi narrativo, a volte sono collegate solo a livello tematico, a volte addirittura a livello sintattico, cioè la poesia successiva continua il discorso di quella precedente. E c'è una vera e propria trama narrativa, quindi, che rende l'opera alla fine non così facile, perché questo percorso va seguito in tutte le sue tappe, il percorso di una vita. I temi quindi sono quelli della vita e della sua vita, temi della quotidianità, principalmente la moglie e la città. Questi sono due grandi protagonisti della sua poesia. Forse le poesie più famose di Sabba, infatti, sono proprio A mia moglie, in cui la paragona a degli animali, come a una pollastra, a una giovenca, a una cagna, a una coniglia, a una rondine. E poi Trieste o Città Vecchia, poesie in cui parla del rapporto con la sua città. Un altro tema poi importante è l'infanzia, ma non raccontata come un periodo di felicità e benessere, come facevano praticamente tutti i poeti di quel periodo, ma anzi come periodo della vita in cui hanno origine tutte quelle difficoltà psicologiche dell'uomo adulto. E in questo Sabba è definibile proprio come primo vero e proprio poeta post-freudiano dell'infanzia, no? Il primo a trattare l'argomento dell'infanzia in modo psicoanalitico. Questo è particolarmente evidente nelle poesie della sezione Il piccolo Berto, una sezione del canzoniere scritta immediatamente dopo l'incontro con la psicanalisi. A livello stilistico, come abbiamo già detto, manca tutta quella sperimentazione che nel frattempo tanti altri poeti portavano avanti. Sabba usa invece una metrica regolare, usa le rime, usa l'endecasillabo, insomma tutte quelle strutture tradizionali della lirica italiana del passato. E Sabba non rifiuta le rime facili, lo dice lui stesso nella poesia Mai, in cui dice di amare parole trite, cioè usurate ormai, abusate, e di essere incantato dalla rima fiore amore, che è molto facile, quasi infantile, ma è anche, ci dice, la più antica e difficile del mondo. Ultima riflessione: Sabba non ha scritto solo il canzoniere, scrive ad esempio anche Le scorciatoie, che sono brevi testi in cui tocca una serie di temi anche di attualità, e scrive poi un romanzo, Ernesto. Ernesto è rivalutato molto dalla critica oggi, ma in passato ha avuto poca attenzione, anche perché è rimasto incompleto, incompiuto. Uscì postumo nel 75, anche perché lo stesso Sabba si era raccomandato più volte di tenerlo chiuso nel cassetto, proprio si era raccomandato di non pubblicarlo. E in Ernesto, che è chiaramente autobiografico, viene fuori proprio l'abbandono che riceve dal padre, la durezza della madre, e poi tutta una complessa vicenda di scoperta dell'eros, dell'amore, di
iniziazione al sesso al di fuori della moralità dominante all'epoca. Il protagonista infatti vive una relazione omosessuale con un uomo più grande di lui. Ecco, considerato l'elemento autobiografico di quest'opera, ma in generale di tutta la produzione di Sabba, che è quasi sempre autobiografico, allora questo romanzo forse andrebbe studiato di più oggi, perché ci potrebbe aiutare a capire una volta per tutte l'origine delle sofferenze, delle crisi depressive e della nevrosi di un autore che sentì un grande bisogno proprio di chiarezza e di sincerità nella sua vita e anche nella sua poesia.